lei dice che bisogna lavorare sullo sporco e che quindi bisogna, alla fine bisogna trovare il gioco, perché parliamoci chiaro, lo sa anche lei, il gioco non c'è, per una molteplicità di motivi che anche lei ha indicato, e credo che bisogna ripartire proprio dall'esempio di Tito, che è entrato a freddo, se così si può dire, perché è arrivato da pochissimi giorni, però ha uno spirito in corpo e l'ha fatto vedere nella partita, che secondo me è lo spirito della Serie C. Tutti i giocatori bisogna che si mettano a giocare con la grinta, con la determinazione e con l'applicazione sul campo che ci ha Tito. Poi dopo mi hai detto due cose, lo spirito e la grinta o il gioco? No, no, anche il gioco è chiaro, il gioco è chiaro per una molteplicità di motivi, secondo me non c'è. Io per esempio non vedo molto bene la squadra con la costruzione dal basso, però lei è convinto di questa cosa e probabilmente col tempo ci smetterà. Ecco. Mi devi dire che costruzione hai visto dal basso oggi, se no ho visto un'altra partita. No, nel secondo tempo no, se no ho visto un'altra però partita. Il primo tempo sì. Ma dove? Io non l'ho visto. Come no? Dove le viste le costruzioni? Spiegami dove le viste. Io non l'ho visto. Che la squadra prima di fare dei passaggi tra la difesa e il centrocampo, nella transizione da difesa al centrocampo, fatica enormemente, perché poi gli avversari attaccano con il pressing e mettono in difficoltà i portatori di palla della difesa. Questo è quello che ho visto io. Poi, se mi sono rinco, può darsi pure che vuole che ti dica. Io ti rispetto. Lei probabilmente è molto più bravo di me, quindi no, assolutamente. Però io ho visto questo. Io non mi ritengo più bravo di nessuno, ma evidentemente vediamo il calcio in due modi diversi. Una squadra che gioca uomo, io non ho visto costruzioni oggi, ho visto tutte palle dirette, poi se hai visto qualche costruzione, accetto. Bene. E faticava, se sono in 6 dentro l'area e accettano il 4 contro 4, che gioco vuoi vedere? Scusa, non riesco a capire.